Amici di Passione Tennis, bentornati qui sul canale, secondo video della giornata e abbiamo una notizia fantastica. Jannik Sinner, testa di serie numero 10 dell'ATP Master 1000 di Miami, batte la testa di serie numero 6, Rublev, il russo, con un sonoro 6-2-6-4 che poteva essere anche superiore, soprattutto nel primo set, e si porta quindi nei quarti di finale di questo torneo importantissimo, dove lui già un paio di anni fa qui raggiunse la finale. È molto importante a questo punto che Jannik Sinner incontrerà non la testa di serie numero 2 del torneo, ovvero Rud, perché come detto già nel video di stamattina, se non l'avete visto andatelo a recuperare, incontrerà uno fra l'olandese dal nome impronunciabile e il finlandese Usuvori, che qui già ha affrontato sempre un paio di anni fa quando arrivò in finale battendolo. Quindi, e io penso che più che altro dovrebbe affrontare, salvo sorprese, il finlandese. Se questo accadesse, in semifinale, quindi se battesse anche insomma il prossimo avversario in semifinale, avremmo la rivincita probabilmente della semifinale di settimana scorsa nel torneo Master 1000 ATP di Indian Wells, quindi Alcaraz Sinner, e stavolta potrebbe secondo me veramente accadere di tutto. È una partita che tutti noi sicuramente vogliamo vedere, quindi speriamo che accada. E quindi niente ragazzi, questa era l'impressione, diciamo la prima impressione, sto facendo proprio un video all'abbraccio come spesso voi mi avete chiesto, quindi un video reaction a partita appena conclusa. Quello che posso dire è che Rublev soprattutto primo set ha sbagliato di più, ma perché ha chiesto di più al proprio gioco, proprio vedendo la superiorità del gioco di Jannik Sinner, che ha messo molte prime palle in campo, soprattutto ace, quando metteva la prima, palle corte, anche un po' di fortuna, diciamo, spesso Sinner ha preso il net e poi la palla è andata dall'altra parte del campo, però ecco, è iniziata subito uno pari, dopodiché break, uno appresso all'altro, veramente, e Rublev chiedeva molto alla seconda di servizio, tant'è che il primo break è avvenuto proprio con una seconda sbagliata, perché Jannik era sempre lì, ha fatto una miriade di risposte vincenti, ha variato molto il gioco. Soprattutto ecco, quello che mi è piaciuto, che ho visto Jannik muoversi veramente bene ai lati del campo, tant'è vero che ha fatto un punto proprio mentre faceva il primo break, perché il russo ha attaccato lungo linea e Jannik in spaccata col rovescio ha fatto un passante bellissimo. E poi quando ha tenuto il turno di servizio nel turno di battuta successivo, addirittura ha fatto una volée a tre quarti campo, quindi la cosiddetta terra di nessuno, che è veramente millimetrica. E secondo me se ci fosse stato lì Federer l'avrebbe applaudito. Ha fatto veramente una volée alla Federer, secondo me, sia tecnicamente come bellezza che per difficoltà e con la facilità in cui con la quale ha eseguito questo gesto tecnico, ecco. Quindi io sono molto speranzoso per Jannik Sinner. Questa sera giocherà la Trevisan contro la Rybakina, e ovviamente nella nottata il nostro buon Lorenzo Sonego contro l'argentino Cerundolo. Secondo me avversario comunque sia la sua portata, nel senso che è il 50-50 di possibilità, 50% di possibilità di passare, quindi non parte sicuramente già sconfitto contro l'argentino Cerundolo. Bene, questo video finisce qui, mi raccomando ragazzi, per supportare questo genere di video lasciate like, iscrizione e commentate, anzi prima iscrivetevi, poi lasciate like e commentate. Ciao ragazzi, a domani, ciao!